E mi pareva strano. E gli pareva strano. E ci pareva strano. Ma strano, strano, strano. E ci pareva strano che qualcuno non si fosse ancora accorto come la cultura non si fosse dotata di quella marcia in più da poter esultare ed urlare a squarciagola nel mezzo del cammin di nostra via. Come? Non è via? Vida? Ho capito, e segnalo con la matita, no? Ma sì, vabbè, sono solo dettagli, va bene. Anche se c'è da precisare che la selva oscura ce la siamo ritrovata lungo la via. Non stiamo parlando di commedia divina questa volta, ma di ostacoli a cielo aperto che a tratti, non volendo, mostrano anche dei lati sportivi, dovendo talune volte competere alla 3000 siepi ad ostacoli, anche se trattasi di una normale passeggiata su strada cittadina. Ma insomma, vogliamo criticare anche questo? Eh? Vogliamo fare sempre le solite differenze tra nord e sud, dove nella prima la gente durante una comune camminata in città si muove comodamente tra una cioccolata calda ed un bignè, mentre da noi, tra un arancino e una granita, no, dobbiamo essere in possesso del brevetto triathlon per scansare l'impossibile. Non c'è niente da fare, siamo sempre i soliti disfattisti, sempre scontenti e scuri in volto, che non riescono ad estrarre il meglio da quello che hanno sotto i piedi. Ma perché non impariamo dagli altri, da quelli meglio di noi? Dall'immondizia ne traggono energia, dal mare turismo, dal cibo escursioni agroalimentari, dalle bellezze naturali visite da tutto il mondo, dalla comunicazione informazione sul territorio. Avevo pira, mela, patacce, beh, insomma, dai, non intendevo questo tipo di comunicazione, che poi in fondo regge abbastanza bene, perché, diciamolo, i risultati lo dimostrano. Infatti, da noi si vende più frutta che chiacchiere. E quindi diciamo a tutti quelli che ci seguono di essere ancora più positivi ed ottimisti, che la retta via sarà ritrovata da ognuno di noi prima o poi. E poi, vuoi mettere il fatto di essere citati nella commedia di Dante? Scusate, ma Dante chi? Dante quello da villa, quello dalla villa, no? Beh, ma se potrebbe dirgli che ogni tanto se potrebbe far vivo per dargli una scopatina, un po' di pulizia, insomma, la vogliamo pure noi. D'altronde, che non pensi di essere l'unico a ritrovarsi nella selva oscura, eh? E scusa un attimo. E mi pareva strano. E gli pareva strano. E ci pareva strano, ma strano, strano, strano.